Siamo con Roberto Peroncini, un artista di Collecchio che è salito a prendere un po' di fresco a Bardi per una mostra. Ci troviamo all'interno del castello. Qual è il tema della mostra e come mai la scelta di Bardi? Il tema della mostra è dedicata a San Francesco e anche perché era un po' di tempo che pensavo di fare una cosa del genere. In questo caso poi diciamo che è arrivato in un momento molto giusto, molto, molto idoneo anche come ambiente, come locazione, perché in questo castello le opere naturalmente danno il loro meglio anche come visibilità e come tutto. Queste opere non rappresentano momenti reali, diciamo così, oppure figurativi della vita di San Francesco, però rappresentano un po' quello che è il suo spirito, ecco poi dove nasce anche il manifesto e cose varie. Nasce quello che San Francesco voleva comunicare, quindi l'importanza della semplicità, dell'umiltà e quindi omaggiare sempre in continuazione la gente, anche la gente comune, naturalmente. Domenica l'inaugurazione, tante personalità. Sì. Come è organizzata questa inaugurazione? Perché la presenza di tante Ma personalità? l'inaugurazione dovrebbe essere fatta qui, sempre qui al castello, dalla parte del loggione, naturalmente. Io ho invitato diverse persone, compreso anche il sindaco di Parma, Michele Guerra, e naturalmente il comandante dei carabinieri Pasqualino toscani, Toscani. esatto. E, insomma, e poi anche altre autorità, magari locali o magari delle zone limitrofe, insomma, ecco, come per esempio Gabriele Ferrari, Cardinali, Alessandro. Ci racconta un po' una di queste opere, una anche due, se ce le racconta e ce le spiega, quella che preferisce. Sì, ma potrebbe anche essere questa, però possiamo andare su questa qui. Questa è un'opera che è 3 metri per 3. Ed è stata fatta su tela, su una tela abbastanza robusta, perché naturalmente una delle mie caratteristiche di lavoro è molto materiale, molto materia, quindi deve essere abbastanza impegnativa anche il supporto. Ho pensato a quest'opera utilizzando questi colori un po' scuri, un po' notturni, diciamo, ma che poi in realtà alla fine c'è questa linea, questo orizzonte che dà la luce, che dà la vita. E questo qui in particolare sarebbe un po' il messaggio essenziale che anche San Francesco voleva dare alla sua vita e dimostrarla e farla vedere così anche a tutti gli altri, a tutta la gente, alla comunità.